Salve cari amiche ed amici, ecco, dopo il fischio iniziale che iniziano le attività nella nostra nave e con esse le trasmissioni del vostro capitan Santen Chan, che inizia più agguerrito che mai, più combattivo che mai, a riproporsi come il nuovo capitano della nave che è rimasta senza capitani. Ti ricordi, caro amico Marco Travaglio, che hai fatto un episodio dicendo di come la nave fosse rimasta senza capitani? Ebbene, iniziano le esercitazioni e le manovre nella nostra nave scuola. Ogni tanto si dovrà lavorare all'albero maestro, cazziare le vele, e quindi noi anche dal nostro canto faremo molte cazziate. Tanto la politica italiana non è nient'altro che quello, un'esercitazione all'albero maestro per cazzare la vela. E infatti di cazzate ne fanno tante. Per esempio, io è da molto tempo che ho dovuto lasciare questo serial Santen Chan, ho registrato altre cose. E intanto che mi sono assentato, ho visto le cose che sono successe e no, non sapevo come commentarle. Io non so mai come commentarle. E allora, come dire, vogliono fare tagli alla spesa e vanno a toccare il Senato e il Parlamento, giusto, come altri stati ma in altri stati funziona con i tagli, che hanno meno senatori, meno parlamentari. In Italia invece vanno a tagliare e, come tu hai detto, caro amico Marco Travaglio, vanno a ridurre il numero dei senatori, però dovevano abolire com'era le regioni. Invece aboliscono le province, che le province sono reali, le regioni sono amministrative. Invece di abolire le province, le regioni aboliscono le province. E quindi, come senatori, mettono i capi, i dirigenti delle regioni invece che i dirigenti delle province. Vabbè, che sarebbe lo stesso, perché tutte e due, fra province e regioni, ci hanno sempre fottuto. Ma è una cosa che non si riesce a capire. Fanno dei tagli, poi non tagliano. Poi con i tagli che fanno di persone, cioè riducono i politici, vanno a spendere di più. Ma non si facevano i tagli per risparmiare, non per spendere di più. Allora rimanevamo come prima, che c'erano più politici spendendo di meno. Ma sai che cos'è, caro Travaglio? Sai che cos'è? Che così possono rubare di più essendo di meno. Ci costa di meno perché rubano di più, ma sono di meno, si risparmia. Capisci dov'è che si risparmia? Invece prima erano tanti, rubavano tanto uguale, e che cambia? Niente. Vabbè, come la storia dell'ammaestratore di scimmie, che le scimmie si ribellano, basta con le solite razioni. Avete ragione, gli dice. Da adesso, invece che 5 banane la mattina, 3 di pomeriggio e 3 di sera, vi darò 3 banane la mattina, 3 di pomeriggio e 5 la sera, così dormirete contente. E le scimmie si accontentarono. Vabbè, poi sono stupefatto perché io tutti i giorni guardo il telegiornale, ormai è una dipendenza, ma non riesco a capire che buono ci sia di raccontare nel telegiornale, anche perché di politica dicono poco, dicono sempre le solite baggianate, e quindi vi voglio ringraziare ancora una volta per sostenere le trasmissioni del vostro capitan Santen Chan e dei complimenti che ricevo. Tenterò di fare il più possibile. Poi ho trovato un editore gratuito per dargli un po' un tocco magico ai miei video, perché quello standard del sistema operativo mi aveva annoiato. E poi perché è più facile editare i video, vengono più leggeri, si caricano prima. Poi non so che dire. Tu avevi detto che il PD era una nave senza capitano. Io, fin da quando ti ho ascoltato un anno fa, mi mesto da capitano perché vorrei essere io il capitano della nave. Però c'è un ma, che non soltanto uno dei caporali o degli ufficiali ha gabbato il capitano della nave, ma addirittura si è proposto come il capitano della nave Italia, che poi insieme a Berlusconi, Renzi, che non si sa perché, a che titolo con Berlusconi,
Chi è Berlusconi ancora? Se deve andare agli arresti domiciliari, adesso va a lavoro volontario. E come Pablo Escobar, che si è costruito il suo carcere, Berlusconi si costruirà il suo geriatrico, perché prima che gli riconoscano la sentenza definitiva, lui sarà più vecchio degli anziani che ci dovrebbero entrare in un geriatrico che non c'è e vuole costruire lui. Quindi si fa il geriatrico per sé, fra 5-10 anni ne avrà bisogno. Come Pablo Escobar, che invece di andare nelle patrie galere si è fatto un carcere suo che era uno spa, una villa tipo Villa Torlonia o tipo la CNET dei parlamentari italiani, ecco, che sono tutti sotto indagine. Ma dicevo, è tutto un casino la politica italiana, mi ho perso il filo. Ho dovuto interrompere la narrazione perché avevo perso il filo. E anche di luogo. Intanto c'è il colore blu, che è il colore del mare. Ma io avevo fatto tutto quel periplo per dire che hanno fatto la legge insieme Renzi e Berlusconi, chiamandola Italicus. Ma voi sapete, o dovrete sapere, che il nome di un treno a cui hanno fatto un attentato era Italicus o qualcosa del genere. Quindi pensa che sfiga una riforma della Costituzione che si chiama come un treno, il treno della strage, il treno Italicus. Pensa che nome gli sono andati a scegliere fra Renzi, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che dovrebbe stare agli arresti domiciliari. E allora, ma stiamo scherzando? Che poi io ho visto in internet che veramente il grande attore Thomas Milian, sì, credo che era lui, ha fatto un film nel quale non faceva altro che gridare e turpiloquiare, come sempre, per quello era grande, e c'aveva un cartello scritto alle spalle così, che diceva: "Fondiamo il partito della gnocca, della fica". Vi ricordate che non so come si chiamava, Delitto nel Tevere, una cosa, poi farò un video su quello. Quindi Berlusconi non è originale, si è ispirato a Thomas Milian quando faceva da Mondezza, che voleva fondare il partito della fregna, della gnocca, della fica, della sorca, non so com'era. Però ecco, andate a cercare in internet i film di Thomas Milian, vedrete che lui negli anni 70 voleva fondare il partito della fica. Poi Berlusconi, per distrarre la gente, si faceva passare per Thomas Milian, certo perché gli usciva l'impianto dei capelli. E poi anche Beppe Grillo non è originale, perché mandava tutti a fanculo fino a poco tempo fa, il Vaffadei. Ma lui anche ha copiato dal cinema italiano, molto illustre, molto elevato. Non era Giorgio Bracardi che mandava Fangala, Fangala, tin, Fangala, Fangala, tin, Fangala di qua, Fangala di là, tin, tin. Fangala, e anche lo slogan tutti in galera lo diceva Giorgio Bracardi. In galera, in galera. Questo è drammatico perché Berlusconi e Beppe Grillo, due massimi esponenti della non politica contemporanea, perché non partecipano alla politica, perché indagati e imputati tutti e due, che copiano il cinema italiano. Così, care amiche ed amici, adesso vi devo lasciare. Al più presto ci saranno nuovi episodi. Questa è stata la puntata iniziale della seconda serie del Capitan Saint-Enchan, della bitacora di bordo. E poi devo ancora, con un amico che ha fatto un commentario ad un mio video di Capitan Saint-Enchan, finire la metafora del porto, del Lido, Lido senza porto, porto senza Lido, che mi aveva chiesto quasi un anno fa di finire quel concetto, ed io non gli ho potuto dedicare del tempo e me ne dispiace, ma non mancherò di finire con quella metafora facendo un nuovo video, solo che devo riprendere le idee, vedere quel video e vedere che cosa volessi dire, perché adesso me lo sono scordato. Quindi ciao, ciao a tutti, e prossimamente farò un video sui temi che tratta ultimamente Pietro Trevisan, a cui mando i miei saluti.
Arrivederci e alla prossima dal vostro capitano. Sante, ciao.